Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata minuto 91 post partita Crotone Udinese, giocata ieri sera col calcio d'inizio alle ore 19, secondo posticipo della quindicesima giornata di campionato di Serie A. Partita giocata a Crotone allo stadio Enzo Scida, dove l'Udinese ha giocato contro il Crotone, dove Crotone si era schierato con Gordaz in porta, in difesa Sampirisi, Simic, Ceccherini, Pavolek, in difesa invece in centrocampo Roden, Mandragora, Barbes, Falini, e in attacco Tovnev e Frotta. Invece Oddo dell'Udinese ha confermato Angella in difesa, con Bizzarri in porta, dicevo Angella, da Danilo Samir in difesa, in centrocampo Widmer, Barak, Fofana, Janto e Aliannan, in attacco Lasagna e Maxi Lopez. La partita è cominciata alle ore 19, è stata una partita cominciata bene dalla squadra friulana, prima di tutto con un calcio di tiro di sinistro di Maxi Lopez, non c'è squadra di Barak, ma il portiere Corda a para. Un minuto dopo Tonev cerca di battere e segnare ma l'occasione viene sprecata. Invece dopo al 7 minuto Tove dalla distanza di sinistra para Bizzarri, poi sì, al 26esimo fallo di mano di Simi in area di rigore, si lamenta l'Udinese ma Massa però lascia correre e anche dal VAR arrivano novità. Invece al 35esimo primo tempo Nalini converge e va al tiro di destro, Bizzarri la mette in calcio d'angolo facendo una bella parata. Al 41esimo l'Udinese va a rete con Massi Lopez che tira, Massi Lopez di tacco per Lasagna che va al tiro para Gordaz, e poi non si può far nulla sulla ribattuta di Janto. Primo gol in stagione per Janto in questo campionato. Gol pesantissimo del cieco che ha portato in vantaggio inaspettatamente noi dell'Udinese. Poi finisce il primo tempo con 2 minuti di recupero, dove l'Udinese è andato in vantaggio contro il Crotone. Rinizia il secondo tempo dove non ci sono stati nessun cambi. Al 51esimo subito cambio per Andrea Nalini, entra Simi, il nigeriano, infatti Nalini si è infortunato. Al 53esimo, cioè 2 minuti dopo, Janto, dopo una grandissima azione, Massi Lopez che serve benissimo il cieco, che di destro senza stoppare di primo tentativo tira e fulmina Gordaz che era in netto ritardo. 2-0 per l'Udinese, che dove il Crotone è stordito ma non riesce proprio a reagire, dove l'Udinese continua ad attaccare, il CT Nicola del Crotone cerca di cambiare l'idea mettendo dentro Stoia e al posto di Roden. Al 61esimo calcio dell'angolo dell'Udinese, Angella va di testa ma la palla termina al di sopra della traversa. Cambio di Maxi Lopez, entra Perizza, dove Perizza entra benissimo di mentalità in partita, perché proprio da uno sbaglio,
dove il Tone va al tiro di sinistra, palla sbatte sulla testa di Danilo, pericoloso il Crotone, ma un minuto dopo l'Udinese in contropiede va una bellissima azione dove palla a Barak, Barak porta a Perizza, Perizza ritorna a Barak, Barak fa un bellissimo assist per Lasagna, 3-0 dell'Udinese sul Crotone. Una partita decisamente, diciamo, quasi chiusa, ma non del tutto, perché è arrivati al 70°, c'è stato un cambio, posto di Angella, entra Nuting in difesa. Il Crotone cerca in tutte le maniere possibili di mettersi anche un altro attaccante, fuori Tone, entra Romero, a posto invece all'82°, preso di Lasagna De Paul, quindi centrocampista con un attacco. All'87° Barak tira ma va all'esterno della rete. La partita finisce al 93°, con 3 minuti di recupero, dove l'Udinese che sale a quota 15 punti contro i 12 del Crotone. Vittoria meritata del Friulani, dove io da Udine sono contento perché è stata una partita interessante, perché a Crotone sono state tante squadre ad aver sudato, e soprattutto è stato anche un primo tempo per l'Udinese che non è stato molto facile, ma dopo abbiamo trovato la matassa giusta per buttarla dentro il gol. È stato un buona partita, interessante, perché era una partita di salvezza, anche se siamo alla 15ª giornata di campionato. Era interessante vedere la reazione dopo Udinese-Napoli, con in panchina Otto, ma avendo cambiato un po' la formazione, cambiato un po' la tattica, cioè da un 4, mi pare 5, 4-5-1-1, o mi pare o 4-3-1-1, non mi ricordo bene, ma con questa tattica invece di 3-5-2 ha cambiato totalmente il modo di giocare dell'Udinese. L'Udinese adesso è a 15 punti. Quindi 3 punti al di sopra del Crotone. L'Udinese adesso è salita al 14° posto, dove supera il Genoa, che anche se ha vinto il Genoa contro l'Hellas Verona, però è a 14 punti, cioè 13 punti l'Hellas Verona. Il Crotone rimane a 12. Mi dispiace per il Crotone, perché è una ottima squadra, ma gli manca quel pizzico in più di voglia, più che altro, che ho visto ieri c'era poca voglia, tanti tiri sbagliati, imprecisione. Mi dispiace per loro, però speriamo che dalla prossima partita cambierà. L'Udinese giocherà la prossima partita contro il Benevento, partita interessante perché il Benevento è in momento di folgore, l'Udinese anche, quindi sarà una partita molto interessante alla Dacia Arena domenica prossima alle ore 15. Invece il Crotone, se non mi sbaglio, giocherà contro il Sassuolo alle ore 18, ecco, contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Bene, mando un abbraccio lo stesso, di come al solito, di pura amicizia, ad Antonio Milano da Adore Fuggire d'Est, R2 e Staber Radio. Grazie a voi e a risentirci alla prossima puntata dell'anteprima Udinese Benevento. Da Marco di Udine è tutto. Ciao a tutti e buona giornata.